Signori, ci siamo. Il momento è finalmente arrivato. Death Stranding, lo abbiamo atteso, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso e anche spesso polemizzato. Adesso è il momento di immergerci in questa esperienza e vedere un po' cosa ne uscirà. Sono abbastanza agitato, dico la verità, perché comunque ho tanti timori, ho un po' di diffidenza, però sono tanto curioso. Per cui partiamo, vediamo com'è e cosa ci regalerà. Sicuramente tante emozioni, speriamo che siano tutte positive. Livello di difficoltà, vabbè, normale e via. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Sweaty clothes, libertine, Il doppiaggio sembra di altissimo livello. living to understand and know. Play my tricks, fragile mind, risk it. No, 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 no.
Oh, fantastico. Oh, cazzo. Ah. Scusate, non l'ho letto, ho dato per scontato. Porta e spalla, ferra. Porta e spalla. Bene. Quindi... Fermo! C'ha la miseria. Sono un po' confuso in questo momento. Io poi partire dal presupposto che per me è veramente molto molto blind questa run, perché io non ho guardato niente, ragazzi. Non mi sono neanche fermato ad ascoltare recensioni o cose varie. Non ho voluto saperne nulla di Death Stranding, proprio perché volevo che l'esperienza fosse totalmente alla cieca all'inizio. A volte ti capita di trovare cariche abbandonate sparse in giro, portate alle destinazioni in buone condizioni. Vabbè, non ho manco letto. Sono talmente rapito da quello che ho intorno. Capisco che quando corre ci mette, cioè, a fermarsi c'è una tale inerzia che... Non posso impararmi dalla pioggia. Sì. Libera tutto.
fa la ronda. Anche basta, no? Crossover con Evangelion? No. Un attimo. Cominciamo benissimo. Tutto estremamente chiaro. Sciala miseria. Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi. Come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Grazie. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai. In pochi a essere onesti. E per giunta... anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Corriere Sam Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. La cronopioggia. Un incubo. Allora, la barra rossa, la barra ematica. Quando raggiunge lo zero, Sam muore. La barra blu in basso
La barra del vigore, una volta salita, i momenti di esame sono allentati, è più difficile mantenere l'equilibrio. Va bene. Occhiali da sole, maschera Ludens. Da sempre i preferiti di Sam, questi occhiali da sole sono stati ideati tenendo presente l'uomo Ludens. La loro forma spinge chi li indossa a non dimenticare l'importanza del divertimento. Va a personalizzare il colore nella stanza privata. Cosa vuol dire? Poi, Monster Energy, questo, la bevanda energetica che ripristina il vigore. Poi che abbiamo? Vabbè. Andiamo. Mangia criptobionte. Vabbè. Quindi in sostanza io devo semplicemente andare. Nuoto? O non nuoto? Sì. Ok. Porta e spalla. La musica è molto bella, però si sarebbe, nel senso, anche un pochino accollando, un pochino. Ah, accesso negato, e quindi? Sono veramente, veramente confuso e penso che... Aiuto? Aiuto! Mamma mia! Ok, siamo ufficialmente lessi. Quindi, porta in spalla.
Ok, abbiamo tutto. Andiamo, andiamo, andiamo. Rifornimenti d'emergenza. Avvio stazione. Carico verificato. Grazie. Andiamo? Ma se tipo lo portassi a mano, no, eh? Tiello, tiello. Lo direi io, visto che non riesce a andare dritto dentro una scaletta. Devo prendere. Ecco, ok. Dai. Ale. Tenere premuto i tasti. Tenere premuto il tasto quadrato. Cerca di tenere premuto finché non otterrà una risposta dal binario delle consegne. Effetto a consegna. Consegna il carico. Ordine, consegna di farmaci intelligenti. Sì. Consegna parziale, restituisci. Mi piace previsti. Ma che... Vabbè, consegniamo il carico, eh. Dire che sono confuso è dire poco per il momento, però immagino che si farà più chiaro col tempo. Spero. Forse. Perché ci hai messo così tanto? Le leggende non arrivano in ritardo. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare. Tutto il resto sembra in condizioni perfette, quindi ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Bene. Bene. Sì, sono un corriere di livello 5. Quindi? Incarico speciale per Sam Porter Bridges, alta priorità. Thank you.
Bella macchinina che ti sei ritrovato. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sai dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa. Te lo spiego strada facendo. Andiamo. Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il Kyralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Comunque è troppo macabra sta cosa. Mette troppo a disagio. Sto feto portatile. Adesso però non riattacchiamo con Don Biso Sirius perché scapoccio, eh. Molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. Trascinato nella merda tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città e i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. All'inceneritore. Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Che c'ha il copalino in bar?
so da che parte guardare. Il motore si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sì, vedi qualcosa? No, niente. Questo BB deve essere rotto, non funziona. Si è rotto una gamba? No. Mi dispiace.
Però te l'aveva detto. Lui no. Pignoso, no, lui ci doveva andare per forza. Ecco, che succede? Il London Bridge crollerà. Oh mia signora. Quindi di base la parte ludica è portare i pacchi. E poi il resto guardiamo. Thank you.
Io non ci sto capendo una fava, ma proprio zero. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima. Bene. E non so che dire. Cioè, non saprei esprimere alcun tipo di parere per ora, giudizio, impressione. Per adesso è un film con le consegne intorno. Non lo so, sono 40 minuti abbondanti che registro e... Sì. Ho capito che devo controllargli molto bene il baricentro, che devo stare attento a quanti pacchi porto perché la schiena, se no, ne risente. E, posso salvare? No.